vi spiego un attimino come funziona il corpo. Allora, lui si trova sto grasso sottocutaneo, fastidioso ma meno pericoloso, e il grasso viscerale, ok? Se tu cominci a fare movimento e a fare una dieta più sana, meno infiammante, comunque bruci di più di quello che mangi, cioè consumi di più con lo movimento di quello che mangi come introito di calorie, il tuo peso viene a calare perché il corpo prende i grassi depositati e li converte in energia e così via. Almeno per qualche ora al giorno, invece di funzionare col cibo nuovo, cerca di prendere le proprie riserve. Quale dei due grassi va a prendere prima il corpo? Quello sottocutaneo o quello viscerale? Beh, la buona notizia è che tendenzialmente va a scegliere quello viscerale, il cattivo. Cioè, meno male. Tendenzialmente, se la tua dieta non è troppo sbilanciata, tendi a prendere prima quello cattivo. Quindi, insomma, il punto è che tutto sommato non è così difficile calare il grasso viscerale. È piuttosto difficile invece calare quell'altro, soprattutto sopra una certa età. Il grasso sottocutaneo fa fatica ad andare via, perché lì, ripeto, il corpo preferisce togliere di mezzo quello viscerale. E ha ragione, perché quello crea molti più problemi che sono quelli che ho cercato di descrivere in buona sostanza questa sera. Tra l'altro, il grasso produce la leptina. Funziona così: se tu mangi tanto nell'arco di settimane, di mesi, mangiando tanto accumuli grasso. E più grasso hai, più produci leptina, che è un ormone che abbassa l'appetito. Quindi capite, il corpo sarebbe organizzato bene. Diciamo che sei magro, allora il grasso che hai non produce tanta leptina, quindi non hai questo effetto saziante prodotto dalla leptina, no? Allora cosa fai? Mangi tanto. Mangiando tanto, il tuo grasso sale come quantità. Questo grasso, che è come una ghiandola, è letteralmente un organo, produce questa leptina che ti fa abbassare l'appetito, così mangi meno e gradualmente tu trovi un equilibrio in cui il corpo diventa normopeso. Che bello! È carino questa cosa, vero? No? Sembra semplice, no? Vero? Vederla così. Poi, esatto. Poi si innescano mille altre robe, perché altrimenti... bravo! Sì, se fosse semplicemente così, è risolto, giusto? Tu mangi per tre mesi, capitano, mangi troppo, accumuli troppo grasso e guarda caso questo grasso, emettendo tanta leptina, ti fa calare l'appetito e siamo a posto. Ma non è così semplice, perché sennò avremmo risolto tutti i problemi. Questo vale se tu hai una vita piuttosto naturale, sana, fatta di abbastanza movimento. Qual è il problema per cui questo meccanismo non funziona più? Non funziona più perché a un certo punto noi abbiamo talmente tanto grasso corporeo e che produce talmente tanta leptina che le tue cellule diventano leptino resistenti. Diventano sorde al richiamo del grasso che ti dice sazio, solo che questo grasso ti urla talmente forte nelle orecchie ormonali, nelle orecchie delle cellule, che le cellule diventano letteralmente sorde allo stimolo. Lo stimolo diventa troppo e le cellule non lo ascoltano più. Stessa cosa avviene per l'insulina, chi ha sentito parlare di resistenza insulinica sa di cosa parlo. Certo. C'è anche la resistenza alla leptina, capito? Quindi oltre una certa misura questo meccanismo qua non funziona più, siamo andati oltre il normale, oltre il logico. Ma ripeto che il vero cattivo è il grasso viscerale, che produce un sacco di fenomeni che causano infiammazione.